Buongiorno, ringrazio. Stavo per dire psichiatria democratica, un lapsus, perché sono una psichiatra, medicina democratica, per avermi invitato. Io, diciamo, molti anni fa ero iscritta, ero una attivista, eccetera, di medicina democratica, poi essendo una psichiatra, anche seguendola, essendo iscritta a medicina democratica, a psichiatria democratica, l'ho seguita, ma non mi sono più occupata di prima persona, perché non penso che ognuno deve fare bene il proprio lavoro. E dunque sono responsabile del centro di salute mentale di Taranto, in particolar modo dei quartieri del borgo Città Vecchia, Tamburi, Paolo VI e Statte, che sono quelli proprio più interessati dall'inquinamento dell'Ilva, anche se il resto non è che non ne sia interessato, e anche, diciamo, quelli più poveri e più disgraziati, diciamo, sul piano sociale della città. E poi sono anche responsabile del centro per la prevenzione, diagnosi e cura per le malattie da stress del lavoro e disadattamento lavorativo, diciamo il cui centro è stato creato grazie a un caso creato anche questo all'interno dell'Ilva, non so se ne avete sentito parlare, il famoso caso della palazzina Laff, che è accaduto nel 98, quando un po' dopo, 97-98, un anno dopo, giusto, che Ilva diventò proprietario, anzi, diciamo, gli regalarono, no? Il governo gli regalò l'azienda per soli 800 milioni di lire, quando il governo Prodi, Il governo Prodi. No, era il governo Dini. Nonostante molte interrogazioni parlamentari di Rifondazione Comunista, in verità gli unici contro questa cosa, glielo regalarono per 800 milioni di lire, che tra l'altro non ha mai pagato, tanto che ancora in Francia c'è una avvertenza su questa cosa, perché non l'ha ancora finito di pagare. E quindi la prima cosa che ha fatto fu lì, diciamo, rompere le relazioni sindacali con le relazioni sindacali e cominciare. La prima cosa poi che fece fu questo messaggio di mettere 100 lavoratori, di cui per esempio uno era il vice responsabile dell'ufficio legale, quindi una persona laureata in legge, perché trasferì l'ufficio legale a Brescia, perché non si fidava naturalmente dei tarantini, perché per lui erano ladri, incompetenti, eccetera eccetera. Poi c'era, mi ricordo addirittura in questo periodo, diciamo, mi sono ricordata che c'era anche un tecnico che era addetto alla, diciamo, aveva fatto la programmazione della rilevazione delle polveri secondo le indicazioni europee. Una volta fatto questo progetto, però, gli avevano dato l'indicazione di mandare in tilt il macchinario una volta che era arrivato al livello massimo previsto. Questo, diciamo, all'inizio si era rifiutato, poi però l'avevano minacciato e quindi, per conservare il lavoro, l'aveva fatto. Nonostante questo, per punizione, perché si era rifiutato, l'avevano mandato lì. Per esempio, mi ricordo che c'era una donna che era stata lobotomizzata, che però
era lobotomizzata, ma questo è un lapsus da psichiatra, aveva fatto un intervento al cervello, però era perfettamente, come dire, funzionante, efficiente, però diciamo, insomma, era il luogo degli emarginati. Poi c'erano alcune persone, erano tutti, diciamo, impiegati dell'ottavo livello. Lì poi c'erano delle vendette personali, no? Persone che si erano tolti, come da noi si dice, la spina nella scarpa per piccole vendette personali. O anche c'era il caso, mi ricordo, di un'altra persona, di un capoturno, che si era rifiutato di prestarsi al gioco di un dirigente che voleva prestarsi al, diciamo, a dire il falso per far licenziare un delegato di reparto che era molto bravo. Insomma, c'erano vicende molto particolari. E durante poi questa palazzina praticamente fu tenuta aperta per più di un anno e c'erano stati tentativi di suicidio. Poi era veramente, la descrizione che mi venne fatta fu quella veramente, quella peggio di un lager, perché questi erano veramente impazziti, insomma. C'era uno che faceva finta di essere, cioè facevano finta di stare in un reparto di psichiatria. E allora quando arrivava uno, c'era, vabbè, il capo che li teneva chiusi a chiave, non potevano uscire assolutamente, si andavano alla mensa, nessuno gli rivolgeva la parola perché era stato dato il messaggio che se parlavano con loro, anche loro facevano la stessa fine. Venivano, quando entravano, venivano presi col pulmino e scortati fin là. E poi, insomma, avevano, poi uno diceva, quando arrivava uno nuovo, Suor Celestina, e si rivolgeva a una delle donne, è arrivato questo signore, lo porti nella camera 2, insomma. Un altro faceva Tarzan sulle scale, che era lo stesso che tentò di buttarsi dal terzo piano e non fu chiamato nessun medico. Questo, ci furono 3 tentativi di suicidio e nessun medico venne inviato. E non avevano nessun mezzo di comunicazione. Era abbandonata da 9 anni, era piena di polvere, non veniva pulita, c'erano delle scrivanie di 10 anni, insomma, che si pulivano da sé, non c'erano computer, strumenti di lavoro, insomma, era una, alla fine non c'erano neanche più sedie e tutto. E poi questo, insomma, il motivo per cui stavano là è che venivano chiamati e gli offrivano la novazione. Cos'era questa novazione? Volevano che firmassero il passaggio da impiegati ad operai, perché perfino al vice responsabile dell'ufficio legale, che era un avvocato, volevano che andasse a fare l'operaio, così un architetto, eccetera, eccetera. Quindi si rifiutarono. E questa storia durò più di un anno, fin quando, mi ricordo, nel settembre del 98, lo ricordo benissimo perché fu 2 giorni prima del mio onomastico, mi telefonò uno di loro perché era andato alla medicina del lavoro di Bari perché aveva dei problemi alla schiena, e questi raccontò tutta la sua storia. Allora quelli della medicina del lavoro lo inviarono da me. Allora questo telefonò a questo paziente e, siccome non era della mia zona, perché noi siamo divisi, ci sono 2 CSM, allora questo non abitava nella mia zona, ma in un'altra.
Allora l'infermiera diceva: guardi, lei non è di nostra competenza. Però questo diceva: no, mi hanno detto che devo andare dalla dottoressa Dieti. Allora, siccome l'infermiera capì che non stava bene, me lo passò e io capì infatti che questo stava proprio. Dice: no, ma io sono rinchiuso, siccome avevo sentito parlare di questo fatto, ma a me era sembrata una questione sindacale, non l'avevo capita bene. Allora lo ricevetti e poi mi raccontò questa storia. Siccome lui fu molto contento, diciamo, di come l'aveva accolto, me li ascoltai tutti. Allora io capii, come dire, che una terapia singola non avrebbe sortito nessun effetto, perché il problema era, diciamo, del contesto in cui si trovavano, cioè che era un problema gravissimo. E quindi fece un articolo che fu pubblicato a tutta pagina sul quotidiano di Taranto. Cosa successe? Che il giorno dopo il solito procuratore Sebastio, che stava già indagando, arrivò a fare un'ispezione nella palazzina e la chiuse. Di qui poi furono mandati in permesso retribuito per un anno, poi allo scadere dell'anno ritornarono. Ah no, questi poveretti il giorno dopo, mi ricordo che andarono il lunedì, perché questo successe di sabato, e trovarono, non potevano entrare in fabbrica perché erano stati scaricati i budget, cioè non potevano entrare. Andarono nella palazzina della direzione e senza spiegazioni dovettero tornare a casa e furono messi in permesso retribuito. Dopodiché rimasero a casa per un anno e poi ritornarono dopo un anno, gli fu fatta la stessa proposta e con la, diciamo, la collaborazione tra virgolette delle organizzazioni sindacali furono messi in cassa integrazione, anche se non, senza la presenza delle organizzazioni. E poi vabbè, insomma, si fece il processo, eccetera, e da allora, diciamo, è stato incominciato il tradimento, è stato segnato il tradimento delle organizzazioni sindacali all'interno, diciamo, di questa nuova IVA. Vabbè, io vi ho raccontato questo episodio e poi credo, diciamo, emblematico, e do la parola al Comitato dei Cittadini Liberi e Pensanti. Sì, grazie.